BMW X4, una vettura lunga 4,75 m, larga 1,92 m, alta 1,62 m. Massiccia e strana nelle proporzioni, vi deve piacere, nel senso che i designer hanno fatto un lavoro destinato a dividere anziché a essere inclusivo. La consueta calandra degli ultimi modelli BMW, divisa in due parti, due ali. I fari full LED adattivi che fanno una luce pazzesca, la vedete qui in copertura, davvero di notte sembra di essere di giorno. L'ho detto male, ma avete capito. L'integrazione del radar all'interno del paraurti, vedete anche che l'angolo d'attacco è abbastanza generoso. Noi abbiamo anche la trazione integrale, utile per le guide su strade bianche. I cerchi molto generosi, da 21 pollici. L'apertura keyless, vedete che scende dietro e quindi mi pone il dubbio, ci starò meno con la testa seduto dietro? Chi lo sa, ve lo farò vedere dopo. La posizione di guida è estremamente comoda, sono due le posizioni di guida, questa non è la mia, adesso vi faccio vedere esattamente come sono impostato, ecco, e così sono veramente comodo. Dicevo, due impostazioni di guida, impianto Harman Kardon. Ho tutto sotto controllo, anche la possibilità di impostare il volante in altezza e in profondità come sempre. Non ho problemi per le ginocchia, non ho problemi per la testa, anche se sono relativamente vicino al tetto. Bellissimo il tetto, che porta tanta luminosità all'interno dell'abitacolo, però per le spalle nessun problema. Vi volevo far vedere però una cosa. Questa è la chiave della macchina. Si carica a induzione o si carica tramite jack, io posso aprire e chiudere e soprattutto posso gestirmi un display touchscreen che può essere sbloccato e che mi dà ovviamente una serie di informazioni sulla vettura, a partire da quelle legate alla sicurezza, per cui serrature chiuse aperte, le luci accese e spente, l'autonomia residua e anche la possibilità di impostare il climatizzatore per una prossima partenza. È comodo soprattutto sfruttare la ricarica induzione appoggiandola direttamente qui al centro della plancia, ma poi insieme ad Andrea vi faremo vedere che cosa intendiamo. Dietro come ci si sta? Dietro ci si sta molto comodi, complice un passo più che sufficiente anche per ospitare un passeggero posteriore, direi di dimensioni abbastanza abbondanti, anche se guido io, vi ricordo sono alto 1,96 m, certo, con un passeggero alto come Andrea, quindi 1,62 m, davvero non ho problema. E non ho problema neanche per la testa, come pensavo guardando la carrozzeria da fuori. Certo, vado forse a sfiorare, però posso scendere un pochino con le ginocchia, sbragarmi, ecco, e stare comodo. Bocchette del climatizzatore, con anche la gestione del riscaldamento del sedile e gli automatismi e anche la temperatura. Una presa sotto da 12 volt per poter andare a ricaricare tutto quello che mi serve. I binari per gli agganci Isofix, che non sono da tirare ma sono da spingere, questa è una cosa molto comoda, non mi sembra di averla vista di recente su alcuna macchina. Nel bracciolo abbiamo un doppio portabicchiere, anche questo comodo, non per bere alcol perché quando guidiamo non si può, quando stiamo dietro sì, però vabbè. Coda tronca dietro, gruppi ottici esplosi in orizzontale che abbracciano anche la fiancata, la dicitura X4, abbiamo a disposizione la versione 20D e soprattutto abbiamo a disposizione un bagagliaio che si apre in misura elettrattuata, oltre 500 litri di partenza, non arriviamo a 1500 con i sedili abbattuti, abbiamo una comoda tasca con la reticella, abbiamo i binari per attaccare anche un'altra eventuale rete, il gancio, qui abbiamo la presa da 12 volt e sotto che cosa c'è? Sotto c'è il kit di riparazione dello pneumatico, ovviamente la borsa di emergenza e anche un ulteriore spazio che ci può consentire di andare a caricare le cose. Qui invece abbiamo le due possibilità di abbattimento sedili, la possibilità di chiudere direttamente le serrature oppure soltanto il bagagliaio. Incredibilmente sta uscendo un occhio di sole, non ci speravamo più, nonostante sia maggio, sembra veramente di essere in un altro pianeta. Ma adesso andiamo a provare il BMW X4 in compagnia di Andrea. Luca, te lo devo dire, tanto brutta fuori, per me si sono impegnati, hanno voluto mettere i gruppi ottici della nuova serie 3 che mi piace un sacco su questa X4, ma ci stanno malissimo, non lo so, la coda secondo me è studiata veramente male da un punto di vista del design. Quanto tecnologica dentro? Sì, guarda, la prima cosa che colpisce, fa effetto wow sugli amici, ti metti qua, vuoi alzare il volume della radio, fai così, roti nell'aria il dito e...
alta e si abbassa il volume. Sì, è vero, fai prima a fare così, però fa molto figo. Oppure quando devi selezionare qualcosa, lo puoi fare con le dita così nell'aria, e è un passettino verso quell'utilizzo completamente wireless, anche perché CarPlay lo si può utilizzare wireless senza cavo. Ma Android Auto? No. Politica BMW. Vabbè, siamo sulla versione 2000, 190 cavalli, 400 Nm di coppia, cambio a 8 rapporti. A me è piaciuto particolarmente, funziona bene, soprattutto sente tanto la differenza di settaggi tra Eco Plus, Comfort, Adaptive oppure Sport, si possono anche personalizzare, e è una vettura sostanzialmente comoda. Stenta in ripresa, Andrea, stenta, sì, qualcosina in ripresa. Quello è vero, ci vorrebbe forse qualche cavallo in più, 190 per un peso che è attorno alle 2 tonnellate, non sono tantissimi cavalli, però questa la metti a 130 con gli ADAS attivati, ah, ed certo, è veramente una macchina. Puoi farti una dormita. Esatto, quasi puoi farti una dormita. Confortevolissima. Ma visto che stiamo avvicinando alle rotatorie, io metto in Sport, il cambio lo metto in Sport manuale, uso le palette dietro al volante. Non fa sentire troppo la sua voce, anche perché sommesso, 4 ruote motrici, nonostante sia bagnata la rotatoria riesco a farla a una velocità abbastanza sostenuta. Giunto l'acceleratore, no, l'hai chiusa bene anche. La spinta c'è, sì, è vero. Il cambio è più tarato su un'andatura turistica che su un'andatura sportiva, soprattutto quando cambi è sempre a qualche decimo di secondo. Rimetto in drive, rimetto in adaptive e dimmi tu sul comfort. Allora Andrea, ti dico un po' sul comfort. Il comfort è indiscutibilmente alto, anche c'è un discorso tutto legato all'insonorizzazione, nonostante abbiamo dei cerchi molto ampi, l'abbiamo visto in fase di presentazione. Sai cosa? Abbiamo l'optional anche dei vetri doppi insonorizzati. Ecco che questo non è mai male, se potete prendetelo, perché vi cambia la vettura in maniera abbastanza tangibile. Dentro, devo essere sincero, allora tu hai fatto un discorso all'inizio giusto, fuori può non piacere, d'altronde BMW con i suoi designer ha insegnato un po' a dividere, anche per esempio mi ricordo la serie 5 GT, no? Anche sì, la serie 3 GT, ma comunque questo concetto di vettura SUV coupé l'ha inventato sostanzialmente BMW. È vero, e dentro però l'unica cosa che non mi piace, a parte questi sedili beggiolini, un po' zabaione. Vabbè, lì però ci sono mille personalizzazioni, questo è vero. Anche allora, il colore esterno, questo marroncino, esatto, non l'avrei scelto. Probabilmente, non lo so, perché però c'è l'avvicendamento di tanti materiali, la plastica. Troppo. Questo anche legno, questo opaco. Pezzo di legno è un optional, ma perché scegliere questo legno opaco la qua? Parte, metti l'alluminietto. La parte grigia. Questa plastica lucida, cioè troppa roba. E soprattutto a volte anche non omogenea, eterogenea. Rimetto in Sport, lascio questa volta in drive, anzi no, metto in manuale per vedere se cambia al limitatore. Giù tutto l'acceleratore da 0 a 100 in 8 secondi. Anche in manuale comunque a 4500-5000 giri cambia, quindi non ha niente, non mi piace questa cosa, però pazienza. Frenata? Vai! Sì. Niente da dire. No, niente da dire. Frenata ci sta, ottima. L'unica cosa, come molte vetture di questa stazza, non so perché, forse fanno fatica a tarare tra freno, cambio, start and stop. In città è un po', come la definisco io, vomitino, tra virgolette, passami il termine. Cioè, quando freni, fa un po' di un po' di rimbalzino in città, meno di altri SUV, però un pochino lo fa. Anche adesso l'ho visto quando ci hanno fermati, ha fatto un po' tutum. È vero, hai ragione. Concludo il discorso sul comfort, Andrea, perché rispetto alle vetture che proviamo di solito, qui mi sembra di essere un pochino più incassato, o comunque che la plancia sia leggermente rialzata rispetto al normale. Non c'è qui ovviamente il maniglione. Non è un problema, non fa niente, perché ho il mio maniglione alla portiera che è un pochino più alto, proprio come la plancia, e che mi fa trovare la posizione giusta per essere in totale sicurezza. Comunque, beh, a parte la ripresa dove tu avevi ragione, la dinamica di guida mi è piaciuta. E ti parlo un po' di ADAS, tarati benissimo. Qua sul volante abbiamo il pulsante per attivare uno step oltre il lane assist, che funziona bene, ci mantiene in corsia in maniera automatica, ma schiacciando questo pulsantino praticamente la vettura segue la macchina che ci precede anche in quelle situazioni cittadine, urbane oppure autostrada in coda, e quindi si ferma,
accelera, segue la macchina davanti dove va, anche se non legge le linee orizzontali, insomma, veramente bello, ben tarato. Cosa vuole? Perché fa bling bling? Ah, perché non prende più forse la radio di prima e ha cambiato radio automaticamente. Visto? Ha cambiato radio. Rompe un bling bling, rompe un po' le scatole. Ma rompe frega, un bel po' le scatole. Esatto, evitare di dircelo. Bello l'assistente d'angolo cieco con un bel triangolone là. Siamo ripartiti, non ho fatto in tempo a farti fermati vedere dopo, la retromarcia, la retrocamera, perché è un sistema che mi piace un sacco. Guarda, mi fermo qua, è giallo, e metto la retromarcia. Guarda cosa succede. Si apre questa schermata. Ecco, purtroppo piove e la camera posteriore non è protetta. Non è protettissima, quindi ragazzi, piove sopra, potreste esatto. avere qualche problema. Però il 360 è fatto benissimo, linee che si muovono, ma non solo le linee, guardate, si muove anche la telecamera. E quando noi ci spostiamo, adesso quel signor dietro si spaventerà, ma vedete, ci fa vedere con dei quadrati dove stiamo andando, dove sono le zone di pericolo e sa del retromarcia. Passiamo alla marcia anteriore, guardate, cambia automaticamente la visualizzazione in base a dove stiamo andando e ci zoom. Quando ci avviciniamo a un ostacolo, viene zoomato l'ostacolo. Secondo me una delle migliori camere a 360 gradi che io abbia mai visto. Tra l'altro probabilmente avete visto illuminarsi qui per un secondo di rosso perché c'è il cross traffic alert non solo posteriore ma anche anteriore. Esatto, che ci avvisa se ci arrivano macchine lateralmente. Vai. Parcheggia pure da sola. Esatto, parcheggia pure da sola. Molto bello anche il display completamente LCD qua davanti alla plancia con questi inserti cromati che fanno un po' ricordare diciamo gli strumenti analogici. È leggermente personalizzabile, avrei preferito una personalizzazione più hard rispetto ai gusti del guidatore, però cambiando modalità cambia anche la visualizzazione. Per esempio se metti in Eco Pro, guarda come cambia, ti fa vedere quanto stai consumando, come stai andando, insomma, quando metti in Sport diventa tutto rosso, mi piace. E poi grandissima come si può dire personalizzazione della vettura tramite qua questo sistema che mi piace perché è fatto a blocchi, è molto intuitivo, molto semplice da capire. Abbiamo la parte media radio, suona tra l'altro molto bene questa vettura, la parte relativa alle impostazioni, qua ci dà il consumo ma se entriamo dentro ci dà veramente mille impostazioni. Vi faccio vedere per esempio la possibilità di andare a gestire il touchpad qua sulla rotella. La facciamo la prova? Sì, sì, 40-50 sì. Sì, ma perché la dobbiamo fare da contratto. Allora metto in manuale, terza marcia, siamo a 30, guarda, riprende, guarda, ti lascio in terza, lascio da 30, guarda, 40-50, nessun problema da questo punto di vista. La gestione del display con anche le DAP display a colori che ci dà un sacco di informazioni, non ha la pateletta e si vede molto bene, ma quello che ti volevo far vedere nelle impostazioni della vettura, a parte la chiave che mi piace un sacco che ci hai fatto vedere prima, la possibilità di settare la vibrazione del volante, l'assistenza perché la telecamera legge i cartelli, ci può attivare il cruise control sul limite di velocità. In Italia questa cosa è un po' cioè a volte trovi dei limiti assurdi, ma guarda quanto è personalizzabile. Comfort della climatizzazione, puoi regolare la temperatura del busto tra più caldo e più freddo, diciamo indipendente dalla temperatura regolata qua sul climatizzatore. Metti 20 gradi e mezzo, però voglio che il busto sia un po' più caldo, un po' più freddo, lo posso fare. C'è la ionizzazione e c'è anche la possibilità della profumazione con due cartucce. Qua una è esaurita, ma se non fosse esaurita uscirebbe Chanel numero 5. J'adore. Ho finito le pippe. Ma non erano pippe, figurati. Allora, a me piacciono molto i sedili rinfrescabili e riscaldabili, la corona del volante riscaldabile, il climatizzatore ovviamente ci dà tutto quel comfort senza andare mai in iperventilazione, mi verrebbe quasi da dire. Vuoi parlare un po' di consumi magari? Sì, io non me li ricordo. Io li leggo. Bravo. In città sono 9-10 km con un litro di gasolio. A 110 all'ora sono 18 km, a 130 sono 15. Considerate che a 130 gira in ottava il motore a 1900 giri, per cui bassa, per quello che consuma poco. Comunque consuma poco per la stazza, sì, per il motore. Sì, altre due cose qua, proprio per quanto riguarda i consumi, c'è la possibilità di vedere quanto ha consumato la vettura, ma soprattutto possiamo vedere diciamo i quadranti sia sportivi sia diciamo
tra virgolette da fuoristrada, strato X-Drive, perché ovviamente la trazione è integrale, ma anche, vi dicevo prima, i display sportivi che ci danno qualche informazione in più sui cavalli e Newton espressi immediatamente. Bello anche il fatto che si può dividere lo schermo in due, adesso ha preso il gesto dell'aumento del volume per vedere comunque sempre la navigazione, che è molto ben gestita qua, navigatore. Sì, è vero, considerate trazione integrale, qualche strada bianca direi, anche perché insomma 75.000 euro, io ho sempre qualche remora a buttare le vetture nei passaggi più difficili del fuoristrada. Ma anche perché non troviamo più strade bianche qua intorno in Montevecchia, aperto al Curone. Parco del Curone, dacci un percorso che possiamo fare. Invece critica il fatto che non sia compatibile con Android Auto, ma solamente con CarPlay. Questa è una politica BMW. Secondo BMW i propri clienti sono altospendenti, hanno iPhone e quindi hanno questa politica, però c'è la possibilità del mirror link, no? Screen mirror. Miracast praticamente, sì. Ovvero si può andare a fare, vi faccio vedere subito, connetti un nuovo dispositivo, qua screen mirroring, con la vettura, cioè far vedere il nostro schermo su questo infotainment, però solamente da fermo. Certo. Perché in BMW pensano che ci si possa distrarre. Invece, secondo me, sarebbe una genialata poter vedere proprio uno screen mirror qua, selezionare, comandare dal touch e senza limitazioni a volte di Android Auto, che ne ha, perché non tutte le applicazioni funzionano con Android Auto. Speriamo che non fallisca Apple, sennò è un bel problema. Abbiamo la possibilità della ricarica wireless del cellulare, tra l'altro quando spegniamo la macchina il telefono ancora ricarica, la macchina ci avvisa, guarda che te lo sei dimenticato. Esatto. Molto bella l'illuminazione notturna, regolabile nel colore, mi piace un sacco, proprio effetto lounge. E queste, come le possiamo chiamare? Ali, questi segni, queste cose che vengono riprodotte anche sull'asfalto di notte, ma non con una proiezione dallo specchietto che poi quando apri la porta si sposta, no, sotto la porta c'è questo proiettorino e quindi le proiezioni rimangono sempre lì statiche, pippe da così, da nerd. Abbiamo detto 75.000 euro, si parte da 55.000, però per 55.000 vi daranno forse le portiere. E i cerchi in latta, no, i cerchi sono in lega, ma mi sembra da 18 pollici. 18. È sempre così, la politica delle case tedesche è questa, è allineata. 75.000 euro sono tanti. Ribadisco, una vettura che a me è piaciuta per quanto riguarda tecnologia, comfort di guida, anche i consumi ci stanno. Prendete le LED display, che è molto figo. Esatto. Costa un po' tanto, questo è innegabile, ma va molto bene, molto confortevole, però a me, ragazzi, la linea proprio non piace. E voi che cosa ne pensate? Ditecelo su automoto.it, su YouTube, insomma, come sempre, dove vi pare. Ah, tra l'altro, l'illuminazione anteriore è fantastica, veramente tantissima, tantissima luce con questi LED adattivi. Ciao!